Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ben ritrovato Gian e ben ritrovati a tutti voi, grazie. Ciao Francesca, bello saperti lì con noi, qui con noi per meglio dire. Allora, io prima di entrare nel merito di una roba che devo dire mi stuzzica molto, perché sono andato a curiosare in anteprima sul libro di cui ci parlerai quest'oggi e devo dire che è particolarmente intrigante. Io vorrei chiederti questo. Dimmi tutto. Tu che di libri ti nutri e nutri il mondo e Dio ti benedica per questa bellissima missione che compi, ecco, ma c'è un libro che non hai finito di leggere? Ce ne sono diversi. Credo di aver già avuto modo di dire, sono una lettrice abbastanza onnivora, quindi passo dall'horror alla narrativa non di genere, ai racconti. Però ogni tanto capita che c'è quel libro che non ti fa andare avanti, ma a volte non dipende dal libro, un po' come nelle storie d'amore quando ci si lascia che si dice non sei tu, sono io. Senti, ok. Tu, sì. A volte può essere davvero una questione di momento, certo, magari non sei pronto, non hai la concentrazione. Ci sta intortando, ci sta intortando, lei è maestra di diplomazia. No, io le voglio strappare un titolo che proprio, no, questo non si può leggere, e l'hai scaraventato. Un titolo preciso non mi viene in mente, ma l'ho fatto diverse volte. Allora, anche perché è uno dei diritti dei lettori. Senti, non finire un libro. Mi gioco l'ultima carta, poi entriamo nel merito. Io l'Ulisse di Joyce non l'ho finito. Ma quello credo che sia un fattore abbastanza comune. Vabbè, parliamo di questa storia qua. Francesca ci porta in un universo un po' particolare, perché stiamo parlando di tre sorelle e un fratello, ce li avete presenti? Esatto. Con questa peculiarità, stanno in una grande casa, c'è anche il padre, ma si filano poco, mi pare di aver capito. Eh sì, il padre è una persona un po' sfuggente, spesso chiuso nella propria camera, e stiamo parlando di È tutto il buio che c'è intorno, scritto da Corrado Artale, a partire dalla sceneggiatura del quarto film del regista torinese Pupio Giano. Quindi è una novelization di cui abbiamo già parlato diverse volte, di questo fenomeno. In pratica un racconto tratto da un film. Solitamente accade il contrario, prima cioè nasce il libro e poi c'è il lungometraggio, questa volta l'opposto. E intanto una storia molto interessante, come hai detto tu, tutto si svolge all'interno della casa, quindi un luogo molto grande ma comunque chiuso, come se fosse quasi un universo a parte. Queste tre sorelle e un fratello che incominciano a ricevere delle strane visite, con delle conclusioni abbastanza forti, ogni visita si conclude in modo colorito, diciamo, ecco. E tutto ciò che accade ha un motivo, e non è niente ciò che è come sembra, e si colloca sempre nel panorama del cinema di paura di Pupio Giano, ma delle sfumature un po' più fantastiche. Il progetto di queste novelization, che in tutto saranno sei, è proprio esplorare le varie sfumature della paura. Quindi si va dal thriller al giallo, all'horror puro, al fantastico, come in questo caso, alla fantascienza. E secondo... No, prego, finisci. E alla fine un po' il risultato sarà una sorta di manifesto della concezione cinematografica e del libro, della cinematografica generica, diciamo, l'idea che ha Pupio Giano della paura e del modo di fare cinema. Ecco. Secondo me questo è un genere che acchiappa molto, c'è tantissima gente che è appassionata di questi libri, addirittura ho sentito di gente che non legge il finale, quando un libro gli piace tanto lo lascia lì, non ha il coraggio di è vero. Perché poi il finale è terribile, perché se poi ti lascia insoddisfatto, io sono per esempio, non la dico questa roba qui perché mi rivelo troppo, ecco, però c'è un escamotage che mi sembra la soluzione migliore, perlomeno quella che mi appaga quando guardo un film, uno spettacolo, leggo un libro, insomma, quella roba lì. Va bene, sotto l'ombrellone non può mancare, quindi soprattutto se siete amanti del genere, ma su Buendia Books ci trovate i libri del mondo e non soltanto di questo genere, e Tutto il buio che c'è intorno, Corrado Artale, il preziosissimo consiglio della nostra Francesca.
Grazie mille, buon pomeriggio, ciao. GPS.